tra Perugia e Lazio è finita 0-0, ma non è stata una partita piatta e monotona, si è giocato infatti a ritmi piuttosto sostenuti e se sono mancati i gol non è certo mancata una spiccata tensione agonistica che ha contraddistinto l'intero incontro, un incontro molto acceso, abbastanza spigoloso, decisamente vivace, qualche volta anche troppo vivace. Ne fanno fede le quattro ammonizioni e le due espulsioni decise dall'arbitro. Il cartellino giallo è toccato a tre giocatori della Lazio, Giordani, Tassotti e Manfredonia, e ad uno del Perugia, della Martila. A rientrare prima del tempo negli spogliatoi sono stati l'allenatore e il capitano della Lazio. Lovati è stato espulso al 34esimo del primo tempo per proteste, la stessa sorte è toccata a Wilson a pochi secondi dal termine. La partita può essere riassunta così: avvio veloce del Perugia nelle fasi iniziali del primo e del secondo tempo, replica ragionata della Lazio, molto accorta e molto agile in difesa, quanto insidiosa nelle azioni di contropiede. La cronaca ridotta all'essenziale, il Perugia si presenta così, con questo tiro di Goretti su punizione parato in due tempi da Cacciatori. Cacciatori subito dopo si oppone con bravura ad un'altra conclusione di Goretti, il quale successivamente non ha fortuna con un bel destro che sfiora i pali. La Lazio reagisce con Zucchini, la cui manovra è lucida, e il lancio per Giordano perfetto, ma il tiro, insidioso anche se non irresistibile, del centravanti biancoazzurro è parato da Mancini. Ancora Giordano in evidenza con una pregevole azione personale e tiro di nuovo parato da Mancini. Nella ripresa al 12esimo l'azione più discussa della partita, su un corner battuto da Casarza c'è un colpo di testa di Dalfiume e c'è Manfredonia che neutralizza alla meno peggio, forse ai limiti del regolamento, Paolo Rossi. La Lazio risponde con una veloce fuga di Citterio sulla sinistra, servizio del terzino per Giordano e parata in tuffo di Mancini.